Cosa è venuto fuori nel 2024 all'annual meeting dell'ASCO sul tumore della prostata? Molte cose, molte integrazioni, molte chiavi di lettura per dati già esistenti. Nulla di fortemente innovativo almeno fino ad oggi. Poi magari domani uscirà qualcosa di anche più intrigante, ma stiamo colmando delle lacune che ci consentono di capire fra tante opzioni terapeutiche, quasi da invidiare, da fare invidia alla mammella fondamentalmente, però con dei limiti di confidenza nei risultati pochi e una quasi totale assenza di fattori predittivi, ad eccezione del BRCA, naturalmente per quanto riguarda la scelta di un inibitore di PARP, in questo momento in Italia è soltanto l'APRI, ma ne stanno arrivando anche altri, in attesa anche di avere delle combinazioni. Anche questo è già un problema, perché nel momento in cui nella malattia ormonosensibile tutti o quasi i pazienti faranno un ARPI in prima linea ormonosensitive, il posizionamento di una doppietta naturalmente potrebbe essere difficile, anche se i dati portati a San Francisco del Breakaway, un piccolo studio che ci fa vedere che la combinazione è meglio della sequenza, sono estremamente interessanti, anche se da confermare. Ma i dati che fino ad oggi abbiamo visto qui a Chicago sono legati ad alcuni dati, un po' quello che è il tormentone di questo ASCO, cioè il DNA libero circolante tumorale, messo un po' in tutte le patologie, anche non genitorinarie, e la capacità di capire quando un trattamento, ad esempio con lutezio, quando una chemioterapia, ad esempio con cabazitax, ma questo può essere applicato anche ad altre opzioni terapeutiche, possa essere più efficace in termini probabilistici, ancora pure no. Unito a alcuni dati genomici ed alcuni dati clinici, un po' una specie di index. Questo è molto interessante perché cominciamo un po' a dipanare la matassa in cui trovavamo un po' una contrapposizione frontale mediata da alcuni bias anche nel design degli studi clinici, che ci rendevano veramente difficile capire il posizionamento di queste nuove strategie in uno scenario che è dettato dalla cronicizzazione, cioè da una speranza di vita che globalmente sta superando i 5 anni. Quindi da una parte un addensamento di opzioni terapeutiche, doppiette, triplette, e anche un po' una percezione quasi di overtreatment se non spalmata in vari, diciamo, fattori di rischio. Dall'altra, la necessità di preservare delle opzioni di trattamento valide in pazienti che hanno una lunga sopravvivenza e che probabilmente dovranno switchare da una terapia all'altra. Quindi due esigenze contrastanti, però diciamo che ne parliamo con la bocca piena, perché chiaramente tutti questi trattamenti danno vantaggi in sopravvivenza, sono mediamente ben tollerati e quindi vediamo i pazienti che naturalmente ci riempiono gli ambulatori, perché l'aumento di prevalenza è veramente importante. Ecco, oggi cominciamo a intravedere, perché ancora c'è un po' di nebbia, un po' di fog come stamattina qui a Chicago, ma si comincia a intravedere una possibilità di fare delle scelte prioritarie o di prevalenza e non più semplicemente il proviamo e vediamo quello che succede. Questo potrebbe riflettersi anche in una ottimizzazione dei percorsi, anche in un'ottimizzazione dei costi, ma soprattutto in una scelta che potrebbe essere più oculata per scegliere il paziente giusto al momento giusto. È il classico the right choice for the right patient, però oggi come oggi, con alcuni dati, ribadisco, tutti da confermare, ma che fino ad oggi non erano disponibili, soltanto ipotizzati, anche noi avevamo pubblicato qualcosa in materia, però queste sono visioni sistematiche portate anche da persone importanti con un solido background alle spalle, quindi lo scenario si sta arricchendo, da una parte si sta confermando come uno scenario rapidamente evolutivo in senso positivo.